grande ritorno, il brasiliano con noi. Buonasera, buonasera, buonasera. Direttamente dalla cucinetta magica, Vanessu. Già fa io, rompere i coglioni, Vanessu. Già fa io. Ma sì, ma cosa? Cosa? Che cosa ti stupisce? Contro tutti, chi sarebbero sti contro tutti, caro Giuseppe? Aspetta, aspetta, Brasile, adesso fra poco ti presento una persona che ce l'ha con te, che ha delle cose. No, voglio da capire, scusi, signor brasiliano, anzitutto, per capire se lei è informato sui temi dell'attualità. Ha visto che il premier Rutte è un po' in lite con l'Italia, ha visto, no? Ma lascia perdere Rutte, è maleducazione fare Rutte, ma chi è Rutte? Il premio olandese, il premier olandese. Ma io quando mangio faccio i Rutte, io faccio certi Rutte. È una cosa pazzesca. Scusi, lei scusi, i paesi frugali, lei sa quali sono i paesi frugali? E ride. Ma perché ride? Perché la paese reale, tema di questi perché il paese reale è quello del Brasile. Delle fragole, delle fragole, non frugali. Ma che cazzo stai a Poro Parenzo? Scusami, ma come Poro Parenzo? Perché Poro scusami, brasiliano, scusami, amico brasiliano, lei come farebbe le trattative con l'Olanda? Cioè, avesse questo è giusto. Sì. A proposito d'Olanda, io farei una trattativa con l'Olanda. Innanzitutto manderei dei soldi contanti perché c'hanno un'erba mostruosa in Olanda. Ma che erba? Farei il baratto, erba soldi, perché a Roma non c'è sta né fumo né erba oggi. Questo è interessante. Questo è interessante, cioè tu ma intanto non c'entra niente con il recovery fund. Non c'entra niente con il recovery fund. Allora intanto con l'Olanda dovremmo fare il baratto del secolo, cioè ci facciamo mandare 1.000 chili di erba, lo vendiamo con un giorno a soldi subito. Intanto, ma cosa dici? No, questo è interessante. La sua manovra economica, la sua manovra economica. In Italia li levamo con 2 giorni. Voi mi date 3-4 mila chili di erba e di fumo. Io me levo tutti i buffi all'Italia. Ma che buffi all'Italia? Però fare, mettiamo una situazione, caro Brasile. Qui lei sta facendo le trattative con l'Olanda, col premier olandese, con il rappresentante di governo, e quelli faccia a faccia, e questo qua non te vuole dai soldi. Dice no, i soldi a voce di no. No. Tu che fai? Che fai? Dico, fratelli, mettete a sede, fratelli. Chiedo prima una pacchetta sulla spalla, come da dire. Come da dire, la piccola pacchettina. E poi ci parlerei a tre occhi, ma a modo mio, che non si può dire per. Cioè, come, per no, ma com'è che tre? No, appunto, faccia a faccia con Rutte, perché qua ma a un certo premier, punto ci vuole, ci vuole l'intervento del brasiliano. Com'è che lo risolveresti? Allora, faccia a faccia con Rutte, io gli ricambierei la medaglia, intanto gli hai Rutte in faccia. Subito così, e poi vediamo quello che succede. Secondo me il Brasile contro Rutte è la soluzione che ci vuole in questo momento, caro David. Inviare immediatamente il Brasile alla trattativa europea. E con Kurz, col cancelliere Kurz. Cancelliere, io a scuola lo vedo il cancellino, quello lì giusto, quello per cancellare. Pazzesco. Quindi mi informano che lei ha preso il Chalis, caro Brasile. Cioè, anzi, allora, lei... siccome ti spiego un arcano con questo, mettiti seduto comodo. Allora, quando gli dai il cazzo a una corciali, se la vita di corciali, tu te la devi trovare sempre corciali, perché a me mi viene una compattezza, diventa duro come i mattoni. Allora, se tu ce l'hai mezzo barzotto la volta dopo, quella è normale che il cazzo non lo più. Quindi questo è anche una bella, vedi questa. Ma qua cosa dice? No, queste sono le lezioni di vita del brasiliano, posso dire la verità. Non ha torto il brasiliano. Tu ce nasci e tu ce vivi e cazzo barzotto, papà Renzo. Dammi resta il brasiliano. Tu c'ha la faccia da barzotto. Ma come si permette? Ascolta. Vengo a Milano prossimamente, io ti faccio un bel regalo, te porto 4 cialli. Tu te ne prendi uno, poi ce ma dammi resta al Brasile, qua la donna che rifare il suo dito, dammi resta al Brasile. Ma io non voglio rifare proprio niente, va tutto bene così, grazie signor Brasile. Però lui ha ragione su una cosa, il Brasile, cioè una volta che tu inizi a scopartela col Chalis, lui dice, giustamente dopo non puoi abituarla a qualcosa di meno, giusto? Questa è la regola fondamentale. Francesco da Firenze, dà un giudizio, buonasera Francesco, dà un giudizio pacato direi sul brasiliano. Qual è il suo giudizio, come dire, sul brasiliano come persona?
come performer. Francesco, dimmi. Buonasera a tutti voi. Nel senso, io a parte mi chiedo come possa farvi ridere questo poveraccio di 40 anni col senso dell'umorismo di un tredicenne. Poi voglio soltanto dire che voi state commettendo un grave torto nei confronti del Brasile, perché tutto il tempo che lui passa al telefono con voi è tempo che invece dovrebbe spendere al CERT o, nella migliore delle ipotesi, presso una comunità di recupero per tossicodipendenti. Rendetevi conto del danno che voi gli state facendo, oltre a farlo credere più di quello che è, cioè uno che ha tanto così dal precedente passo evolutivo dell'uomo, ovvero il primate. Cioè, lo stai considerando praticamente una scimmia e dici che è un drogato, praticamente. È un poveraccio, insomma, che fa ridere Cruciani, che è un altro in crisi di mezza età. Io guadagno in un mese quanto tu guadagni in un anno, brutto, idiota, stupido, sciocco, capito che ti voglio dire? Ma tu, poveraccio rincoglionito, che ridi come un deficiente a battute che non farebbero ridere mio nipote di 13 anni. Ma che cazzo, ma che cazzo me ne frega a me di quello che guadagni tu? Ma tu cosa guadagni? Come ride tua madre? Cosa guadagni a vendere lo shampoo e la barba su Instagram? Aspetta un attimo, però scusa Francesco, le critiche... Aspetta, brasiliano, bisogna affrontare Francesco con tranquillità, senza iniziare a parlare della madre e del padre. Civiltà, perché Francesco ha fatto delle accuse gravissime. Innanzitutto gli ha detto che è uno un troglodita, praticamente. La prima cosa che ha detto è l'accusa, scusami, è un'attestazione dei fatti. E la seconda cosa che hai detto, che è da CERT, questo è gravissimo. Da CERT significa... I video degli sbirri che se lo bevevano non l'abbiamo visto. Ma quelle sono vecchie. Rispondi brasiliano a questo qua, rispondi a Francesco, per favore. Vai. Ma Francesco non merita risposta, anche perché è di Firenze, sarà di sinistra, sarà brutto bianco, con una capoccia così, fatta qua la lampada, a Firenze siete tutti cazzi, con una capoccia così, vai. Aspetta, avvicinati meglio, Brasile, avvicinati meglio. Il telefono, secondo me tu sei imparentato con Sgarbi, un altro che non sa usare il telefono. Certo, meglio con Sgarbi che con te, brucio idiota sciocco. Meglio con Sgarbi. Quanto hai guadagnato oggi a vendere il gel per i capelli su Instagram? Ti hanno dato i 50 euro. Domani che fai invece? Vendi il balsamo per i piedi? 3.200, tu in 4 mesi guadagni, fratelli. Ma tu non sai neanche contare fino a 3.200, cosa dici? Non sai neanche contare. Il brasiliano 3.200, non parlare in terza persona di te stesso, che sembri coglione. Non parlare in terza persona di te stesso, che sembri coglione. Hai capito? Allora, calma, allora, io non capisco, Francesco. Mezzo guercio che non sei altro. Ma no, come guercio? Che c'entra guercio? Quello ha avuto un problema, che c'entra? Sei scemo, sei. Ha avuto diversi problemi. Ma io sto parlando con te. Ascoltatemi, io sto parlando con te con il sorriso, perché mi fai sorridere, brutto stolto, idiota e stolto. Però Francesco, tu non puoi rimproverare a brasiliano il suo trascorso da, diciamo, da cocainomane, dici dovrebbe stare al CERT, il suo posto dice... Capire, tu il brasiliano perché l'hai chiamato la prima volta? Ma cosa c'entra? Perché era un influencer. Ma che fai te? Tu stai a casa con papà e mamma, che fai King Kong, fai remake, fai King Kong, fai sequel di King Kong, King Kong 2 a casa con papà e mamma, King Kong versus Godzilla, ti vengono a prendere lì e ti mettono nel costume a ottobre a Natale, stupido. Però scusami un attimo Francesco, però io in questo caso, Francesco, devo dire la verità, una persona che ha cercato di nella vita ha cercato di salvarsi dal passato, da quello che ha fatto, Sì, l'attacchi, dovrebbe stare al CERT invece. Sì, dovrebbe stare al CERT, assolutamente. In più lo trovo patetico e voi vi approfittate di uno che non c'ha le capacità intellettive per capire. Ma che cazzo cosa dici? Sta ma quello è più intelligente di te. Questo è tutto, come quando andò da Del Debbio e alla fine Del Debbio lo incularono. Da come parli, lì ha dimostrato quello che vale. Andò da Del Debbio convinto di fare il fenomeno e poi se lo incularono. Questa è la cosa. Gli diedero pure la cosa. 5 centimetri, stupido. Ma dove vai? Ma che me ne frega a me? Fammi capire. Ma dove vai? Fammi capire, ma non ho capito con me, amico perché mio. Così, perché così domani ti danno 50 euro per fare la pubblicità su Instagram ai preservativi.
Però scusa, il problema qui non sono le misure. Ma di che stai parlando? Sì, ho capito, però Francesco, la questione è molto semplice. Tu non puoi rimproverare al Brasile di essere un troglodita. Ma io non sto rimproverando niente. Ma stai dicendo che è un troglodita? Stai dicendo che è un troglodita? Tu perché lo hai chiamato la prima volta? Ma la prima volta l'abbiamo chiamato quando era in mezzo alla strada. Adesso ha recuperato e sta cercando di... E lui è quello. Poi può fare l'influencer, il barbiere, il bodybuilder. E tutta questa roba qui. Ma lui è quello. Come te sono quello. E tu ritardato non sai neanche che cosa vuol dire, fidati. Tu ritardato non sai neanche che cosa vuol dire, stai tranquillo. Non parlare in terza persona di te stesso, sembri deficiente. Non parlare in terza persona di te stesso, che sembri deficiente, cioè più deficiente di quanto già non sei. Aspetta, fermo, fai sempre. Tra un anno stai al gabbio, stati tranquillo, perché quando la zanzara a settembre non torna e non ti caga più nessuno, tu l'anno prossimo stai al gabbio e io ti vengo a portare le arance a Rebibbia, stati tranquillo. E ci facciamo i video assieme su YouTube. Fai parlare il brasiliano. Subito, allora ascolta me, le persone retrograde come te che rimangono al brasiliano che al discusso con le guardie, perché io vi faccio comodo quello là, però già attacchi al cazzo, perché il brasiliano si è evoluto, non capisco il brasiliano cosa vuoi sta dire, lavorando, non parlo scimmiesco, il brasiliano sta entrando, hai cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo, io lavoro da che ne ho 19, ma tu devi venire a fare. Però posso dire una cosa, Francesco, in questo caso stai sbagliando, mentre con altre persone puoi anche aver avuto le tue ragioni, eccetera. Io non sto sbagliando niente, tu questo stai dicendo è un povero fenomeno da baraccone di cui voi vi state approfittando. Ma lascia perdere, tu stai dicendo una cosa, che lui andrà al gabbio, che lui andrà al gabbio. Tanti fenomeni da baraccone che sono passati da questa trasmissione, questo poveraccio qui si troverà poi a non saper fare un cazzo. No, ma perché poveraccio adesso? Perché poveraccio? E tornerà a fare l'unica cosa che sa fare, il coglione in mezzo alla strada, se guarda, va bene, oppure il delinquente in mezzo alla strada, io tornerò a fare quelli, sicuro, capito? Io di fame non mi ci muoio, brutto idiota, capito? Fermi tutti, grazie, Brasil, ciao, avanti tutti, Francesco, di mortacci tua, ciao.